Allora, buongiorno a tutti. Questo è il primo tentativo di diretta streaming online delle lezioni di programmazione web. Stiamo parlando del corso che terrò io, professore Nea Parimbelli, all'Università del Piemonte Orientale, sede di Vercelli. Allora, innanzitutto siamo poco stretti a queste modalità atipiche e a distanza per importanti ragioni di tutela della salute pubblica dei cittadini italiani a seguito del focolai di infezioni da coronavirus Covid-19 che negli scorsi giorni si sono presentate nel nord Italia. La situazione è ancora critica, tant'è che il governo ha stabilito di mantenere scuole e università chiuse ancora fino al 15 marzo. Tuttavia la nostra università ha deciso di procedere con l'erogazione delle lezioni a distanza ed ecco perché ci troviamo qui sostanzialmente a sentirci via YouTube. Mi spiace per quelli di voi che speravano di vedermi di persona, probabilmente non ci tenevate particolarmente, ma insomma sono sicuro che ci sarà modo più in là nel semestre, quando la situazione sarà rientrata alla normalità, di anche fare conoscenza personale. Allora, a quanto ne so, dovreste essere circa 25-27 iscritti al corso, almeno questo è quanto risulta dal sito della didattica in rete. E niente, per questo primo periodo, quindi è importante che facciate riferimento al mio canale YouTube, del quale che trovate cercando Enea Parimbelli su YouTube. Ci sono un po' di video di pesci, questo tradisce la mia passione hobbistica per i pesci d'acquario, in particolare pesci della famiglia dei ciclidi africani, insomma, ma quella è la parte privata di me che sta sul mio canale YouTube, al quale si aggiungeranno via via, si spera il meno possibile, lezioni a distanza, come questa che sto registrando ora. Finché insomma la didattica con la presenza fisica di studenti e docenti non riprenderà come di consueto. Senza altri indugi, ovviamente mi spiace particolarmente per questa modalità di erogazione a distanza in quanto avete poca possibilità di interagire. Per il primo periodo tollerate, sarà così, cercheremo di recuperare poi tutte le domande, i dubbi, le cose che avete in mente, vi verrebbe voglia di chiedere nel mentre della lezione a quando ci potremo vedere di persona. Quindi, siamo qui a parlare del corso di programmazione web. Normalmente tenuto a Vercelli, al complesso San Giuseppe, nell'aula 1 di informatica, svolgeremo tutte le nostre lezioni lì, per avere, quando c'è necessità, a disposizione i PC. Io ho già tenuto questo corso, 2 o 3 anni fa, in un'unica edizione, purtroppo, poi mi sono spostato per motivi di lavoro in Canada all'Università di Ottawa e ora che sono rientrato, avendo conservato un ricordo positivo dell'esperienza del corso di programmazione web con gli informatici Vercelli, ho deciso di ricandidarmi e ho ottenuto il corso a contratto. Le cose sono un po' cambiate dalla scorsa edizione, quindi mi scuso in anticipo se nel materiale online troverete dei refusi che riguardano l'annata
2017-2018 o la 2016-2017, insomma, perché allora il corso era previsto come un corso in realtà erogato in due moduli, un primo modulo appunto programmazione web fondamenti da 6 crediti e un secondo modulo programmazione web sperimentazioni da ulteriori 3 crediti per un totale di 9 crediti. Entrambi i corsi li erogavo io, in sostanza si faceva una parte di laboratorio che era quella di sperimentazione, una parte di didattica più tradizionale che era quella di fondamenti. In realtà, nonostante il numero di crediti sia quest'anno minore, quindi ci sarà solo il modulo da 6, cercherò di coprire gli stessi argomenti facendo tagli minimal. E soprattutto tentando di non sacrificare la parte di laboratorio, che quanto informatici, penso anche voi come studenti ci teniate a fare piuttosto che ascoltare, insomma, un professore come me che vi eroga delle lezioni frontali che poi, rimangono un po' più fini a se stesse senza l'applicazione del laboratorio. Ok, muoviamoci quindi al primo set di slide che già trovate sul sito della didattica in rete, che nient'altro è che sostanzialmente l'introduzione al corso. Allora, abbiamo già detto qual è il contesto, vi dico un attimino un minimo di background su di me. Io sono Enea Parimbelli, ho seguito un percorso di ingegneria informatica all'Università di Pavia. Poi mi sono convertito, diciamo, in tarda età, al momento della laurea magistrale e poi oltre, durante il mio dottorato e attività da postdoc, all'ingegneria biomedica e più in particolare all'informatica medica e utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale in medicina. L'opportunità di svolgere questo corso nasce un po' da una collaborazione con il professor Portinale di Alessandria, che anch'egli è un esperto di intelligenza artificiale in medicina, e da qui è nata insomma un po' l'opportunità per me di erogarvi questo corso che il professor Portinale eroga invece con modalità simili, anche se con qualche differenza ad Alessandria, i vostri colleghi dell'Università del Piemonte Orientale, sede di Alessandria, sempre informatici. Quindi, come vi dicevo, quest'anno il corso avrà solo il modulo di fondamenti di programmazione web, che è costituito da lezioni in aula, possibilmente seminari su argomenti specifici se riuscirò ad organizzarne, insomma è tutto un po' in forse, in questo periodo è meglio non sbilanciarsi troppo, più li ho chiamati esempi, ma applicazioni in laboratorio. Vi dico subito la parte che di solito vi interessa nelle prime lezioni, ovvero com'è la modalità di verifica dell'apprendimento di questo corso. Si tratterà dello svolgimento di un progetto, diciamo ipoteticamente individuale, era stato un progetto individuale nella scorsa edizione del corso che avevo ottenuto io, ma quest'anno potrei anche decidere in base sostanzialmente alla numerosità degli studenti che seguono il corso, di farvi fare lo stesso progetto in piccoli gruppi, magari da due, massimo tre persone. Questo sostanzialmente lo deciderò in seguito una volta che ci vedremo a lezione per qualche volta. La cosa importante è che questo progetto si svolgerà su una traccia comune per tutti, quindi tutti svolgerete, tra virgolette, lo stesso progetto. E tenterò di rilasciarvi le specifiche, quindi che si riducono a null'altro che un set di requisiti che il vostro portale web dovrà implementare nelle prime settimane del corso. Questo progetto che svolgete individualmente a casa o nelle ore
esercitazione, lezione in aula, se volete usufruire dei computer in aula, sarà la base per la discussione di una prova orale che è l'esame vero e proprio, quindi il progetto ve lo preparate a casa e arrivate con quello pronto, dopodiché lo presentate e io vi faccio qualche domanda orale al volo che parte da spunti che diciamo che avevate nel vostro progetto e con la quale riesco a verificare un po' meglio la vostra competenza su tematiche e tecnologie che abbiamo visto durante il corso. Sostanzialmente per lo svolgimento dell'esame sono abbastanza flessibile, bisognerà vedere appunto quanti presentazioni di progetti barra orali dovrò fare. Ma sostanzialmente c'è abbastanza flessibilità nel fare l'esame su appuntamento, salvo il fatto che per regole formali poi il voto che otterrete all'esame vi verrà verbalizzato in una delle date ufficiali degli appelli, quelle che compaiono su S3, sulla vostra area riservata, insomma, quindi compariranno delle date d'esame. Quello non vuol dire che quella è la data, non vuol dire per forza che quella è la data in cui dovrete presentare il progetto e fare l'orale, ma su questo dettaglio ci accorderemo in aula, a seconda dei casi specifici, abbastanza liberamente. Il voto però verrà verbalizzato in una delle date ufficiali, appunto. Cosa si impara in questo corso? Allora, il corso dice di essere un corso di programmazione web. È uno dei paradigmi più importanti che ad oggi esistono per la creazione di applicazioni che poi vengono fruite sostanzialmente tramite i browser e quindi il World Wide Web. È la cosiddetta architettura three tiers, ovvero architettura a tre livelli. Sostanzialmente si tratta di un principio di ingegneria del software che tende a diciamo, scorporare le responsabilità di alcuni pezzi del vostro software in modo che ci sia un pezzo, o meglio uno strato dedicato alla presentazione della vostra applicazione agli utenti, e questo è il presentation layer. Uno strato core dove avvengono le elaborazioni necessarie a fare quello che il programma deve fare, la cosiddetta business logic layer, e uno strato ancora inferiore, separato dagli altri due, chiamato data access layer, che si occupa sostanzialmente della lettura, scrittura e persistenza, dei dati, di solito verso un database, che dei dati che la vostra applicazione deve gestire. Una cosa importante che ci tengo a trasmettere fin dalla prima lezione, è importante capirla da questa piccola introduzione, è che in questo corso tengo particolarmente alla padronanza che acquisirete rispetto a queste tematiche. Scusate, attacco il computer che ha batteria bassa. Ok, rieccomi, scusate. Ci tengo particolarmente che voi sviluppiate una padronanza orizzontale sui concetti, strumenti e tecnologie che servono a creare applicazioni che vivono nel mondo web. Non diventerete, o meglio, non tenterò di farvi diventare dei super esperti di una tecnologia in particolare, quindi se qualcuno vorrà poi seguire la strada di diventare un massimo guru di JavaScript e fare il front-end developer per tutta la vita, è liberissimo di farlo, ma questo non è quanto mi aspetto da voi in questo corso. Toccheremo quindi diversi argomenti, a partire da tecnologie di front-end, vedere la parte più core di business logic, che magari sfrutteremo tecnologie che vivono nell'ambito di Java e
Java Enterprise Edition, nonché ripasseremo qualcosina che ci serve di basi di dati e connessioni a basi di dati da applicazioni scritte in Java. Quindi tenteremo sostanzialmente di acquisire una conoscenza molto ampia a discapito un po' della profondità della conoscenza su ogni singolo argomento. Quindi non mi aspetto che quando facciamo JavaScript voi diventiate dei guru di JavaScript, ma che abbiate una buona idea di quello che JavaScript è e a cosa serve nel panorama più ampio della vostra applicazione web. Tutto questo per dirlo in maniera figa, scusate, come si dice oggi, sostanzialmente mi piacerebbe che voi tendeste, cioè che il vostro ideale alla fine di questo corso tenda a quello di potersi autodefinire un full stack developer, ok? Quindi abbiamo visto i tre tiers in cui lo stack l'architettura logica delle applicazioni web sono costituite, appunto il three tiers architecture, e vorrei che voi vi sentiate abbastanza padroni di tutte queste tecnologie da poter applicare a dei lavori che chiedono il profilo di un full stack developer. Ora, questo era giusto per farci quattro risate. Capisco che da remoto non avrà assolutamente lo stesso effetto che poteva avere, insomma, in aula quando anche voi aveste potuto reagire live alle simpatiche immaginette che a me almeno stavano simpatiche. Sostanzialmente. Questo è per dirvi che c'è un po' di stereotipo nel mondo della programmazione web. Innanzitutto tra quelli che si definiscono front-end developers e back-end developers, ok? In cui il front-end è la presentazione HTML, le belle funzioni JavaScript, il dinamismo della pagina web. Il flat design, tutte queste cose di user experience, piuttosto che user interface, perché ormai dire user interface è una cosa troppo banale, allora si parla di experience. Insomma, si crea un po' una spaccatura anche tra colleghi quando ci si divide in ruoli di questo tipo, no? Quindi quando scopri che c'è un bug. E il bug è nella parte di back-end, mentre tu sei nel team della grafica user interface, ti fai una risata e ti bevi un bicchiere mentre gli altri lavorano. E un altro stereotipo è quello che vedete sulla destra, insomma, che l'omino vede una cosa bella e carina, la classica sirena. Peccato che quello sia solo un front-end fatto bene. Di presentazione e l'applicazione in realtà non sia poi così bella come ci si aspetta perché ha dietro un back-end pachidermico e mostruoso in cui insomma sperate solo di sopravvivere. Questo accade magari in quei contesti tipo insomma, applicazioni web della banca in cui il front-end è molto shiny, reactive web, funziona sul cellulare, tutti i colori fighi, principi di design all'ultimo grido e poi in realtà insomma, le operazioni che quando mandate un bonifico, insomma, devono essere triggerate perché la parte di back-end poi, a parte farvi vedere una bella schermata in cui vi dice che il vostro bonifico è andato a buon fine, effettivamente agisca sui sistemi informativi della banca e sposti i soldi X dal vostro conto al conto a cui avete bonificato, insomma, di solito è una roba che qualcuno ha scritto negli anni 80 ed è troppo pachidermica per rimetterci le mani, quindi la parte di back-end, un mostro lì, è un po' intoccabile, che solo poche persone
sviluppatori di back-end di vecchio stampo riescono un po' a gestire. Poi, insomma, ci sono altri stereotipi, c'è quello del full stack JavaScript developer, ovvero full stack developer è una roba figa, adesso trovo lavoro e mi pagano bene con questa roba. Allora che faccio? Io imparo un linguaggio solo e faccio tutto, tutti i three tiers con quel linguaggio. Questo è un po' quello che è successo con JavaScript. C'è stato un certo periodo storico in cui sembrava che sviluppare web volesse dire conoscere JavaScript. C'erano database scritti in JavaScript, i dati si spostavano con il formato JSON, che è molto bello, c'erano application server JavaScript, vedi Node.js, eccetera, eccetera, e c'erano framework di front-end scritti in JavaScript o da customizzare in JavaScript. E quindi c'è stato un po' questo trend che ha visto JavaScript come il linguaggio che doveva rule them all, un po' alla Signore degli Anelli. Ovviamente front-end developers e back-end developers sono molto diversi, le vignette le potete vedere da soli, insomma. C'è quello di sotto che ha to boot or not to boot, stereotipo della code monkey al posto che fare big data, riempirsi la bocca con termini come ah, ma noi facciamo big data e queste cose difficili, fanno solo operazioni crude tutto il giorno, quindi create, read, update o delete su delle tabelle SQL, poco di più. Così come il backend developer vede il collega frontend come quello con il Mac figo, che però fa solo, insomma, giochicchia un po' col JavaScript, fa un po' di HTML e si riempie la bocca dicendo che è un application developer. Ovviamente si può andare avanti all'infinito, vi lascio divertire da soli con questa. La mia preferita è la maglietta del backend developer, There is no place like home. Però sono tutte abbastanza vere se cominciate a girare in aziende che fanno software. Però tutto questo, al di là dell'ironia, ha un suo perché. Insomma, se vedete le linee blu e rossa sono gli annunci di lavoro su questo sito Indeed.com, che è molto usato, soprattutto negli Stati Uniti. C'è stata, insomma, per un po' sono stati a pari e i full stack developer non esistevano. Poi a un certo punto, ma nel 2008-2009, si è capito che fare front-end era figo, allora tutti a fare front-end, tutti a cercare i front-end developer, però chiaramente la crescita c'è stata anche nella richiesta di back-end developers nel momento in cui si è teso a splittare le due figure. Però la cosa interessante per noi è che lenta ma costante c'è questa riga verde del full stack developer, che è un po' quello che non è bravissimo in niente, però che le mani le sa un po' mettere dappertutto e che viene molto utile, insomma, soprattutto in ambito aziendale, che è in costante crescita e crescita esponenziale, superato il 2015. Adesso questi erano dati un po' vecchi, ma sono quasi pronto a scommettere che il trend positivo del full stack developer sia continuato fino ad oggi, 2020. Insomma, questa roba da scrivere su un CV è interessante. Ok, abbiamo fatto la bella storiella, ma voi volete sapere giustamente in concreto cosa studieremo. Allora, per la parte di front-end sicuramente partiremo da quello che è uno dei pilastri imprescindibili del web oggi, ovvero HTML, Hypertext Markup Language, e il linguaggio che definisce come questo testo HTML debba presentarsi all'utente, quindi come applicare lo stile a un
una pagina HTML che è la specifica CSS, ovvero Cascading Style Sheet. Poi, sempre per il frontend, andremo un po' più nella parte, passatemi il termine, di programmazione, mentre HTML e CSS servono più per costruire la parte statica della pagina. Se volete aggiungere funzionalità dinamiche, ma senza eseguire del codice sul back-end, ma il che vuol dire che il vostro codice girerà all'interno del browser di chi si collega alla vostra applicazione, vedremo soprattutto il linguaggio JavaScript e in particolare una libreria che è molto popolare, aiuta molto gli sviluppatori, che è jQuery, che è sempre JavaScript, ma è una libreria di funzioni. Per quanto riguarda la parte di backend, invece, la parte di Database Management Systems e database in generale si danno per acquisiti in quanto dovreste aver tutti seguito un corso dedicato solo a questo nel passato della vostra carriera da studente che ad oggi vi porta a questo terzo anno. Le cose sui database si danno per acquisite, non ci metteremo a ristudiare SQL, ma faremo insomma qualche ripasso su cose puntuali quando servono. La parte centrale del corso saranno appunto le tecnologie Java based per il web, ovvero le servlet e le JSP, Java Server Pages. E poi toccheremo altri strumenti che non sono propriamente linguaggi di programmazione, ma che sono comunque indispensabili per il deployment e lo sviluppo delle vostre applicazioni web, che sono gli application server, e noi in particolare vedremo Tomcat. Più tenterò di farvi fare un piccolo balzo nel futuro rispetto a servlet e JSP, che sono tecnologie solide, molto funzionanti ad oggi, ma che hanno qualche annetto alle spalle. Volevo farvi vedere qualche framework che aiuta lo sviluppo web, che è diventato abbastanza standard nello sviluppo web Java based. In particolare vedremo sicuramente Struts, e se riusciamo anche vedremo un accenno a framework più moderni come Grails. Ho scelto Grails perché comunque è un framework sì moderno, ma è basato comunque su tecnologie Java rese un po' più moderne, quindi in particolare il linguaggio Groovy, ma è diciamo backward compatible con Plain Old Java, e quindi vi dà modo, senza imparare un ulteriore linguaggio come magari potrebbe avrebbe necessitato la scelta di un altro framework come Ruby on Rails, che magari avrete sentito nominare, però lì si tratta anche di impararsi un altro linguaggio che è appunto il Ruby, che poco ha a che vedere con le altre tecnologie che vediamo durante il corso. Rimaniamo su Grails, che è simile a Ruby on Rails, però insomma ha come prerequisito Java al posto che Ruby, e rimaniamo insomma a giocarcela un po' più in casa. In più vediamo qualche strumento di supporto sempre per le applicazioni web e non solo, quindi Git come strumento di versionamento del codice al posto dei più tradizionali CVS e SVM. Vedremo Firebug, che in realtà oggi non esiste più, semplicemente perché è stato inglobato, era prima un add-on di Firefox e ad oggi è stato inglobato da quelli che si chiamano developer tools, che vengono diciamo impacchettati di default assieme a Chrome, Firefox o Safari, insomma. Come detto, ci servirà anche giochicchiare con uno strato di persistenza, quindi vedremo di mettere in piedi o un MySQL
un altro DBMS con database che già conoscete. In particolare qui ho scritto PostgreSQL perché i vostri colleghi di 2 anni fa che avevo seguito per il corso avevano usato appunto PostgreSQL nel loro corso di base di dati ed erano skillati su quello e quindi non mi è sembrato necessario dover introdurre un altro dialetto come MySQL, ma insomma a noi basta che ci sia uno strato di persistenza che sappiate usare e che funzioni, quindi se avete già installato sulle macchine Postgres e sapete come usarlo bene, quello va benissimo. Ora, dove trovate tutto il materiale delle lezioni e tutto quanto? Fate sostanzialmente sempre capo al sito della didattica in rete, quindi dir.unioco.it, cercate programmazione web, edizione 2019-2020, docente Neparimbelli e dovreste arrivarci. Per quelli di voi che ce l'hanno nel piano di studi dovreste già avere insomma, essere iscritti risultare partecipanti al corso sul sito del DIR. Se avete voglia o vi manca qualcosa, siete curiosi di fare approfondimenti, vi ho già accennato che c'è un corso equivalente che penso svolga ancora il professor Portinale, al Lupo di Alessandria e c'è del materiale anche lì. Parte del materiale che vedremo in aula è preso da un sito di formazione online che è coreservlets.com. È un sito ottimo, ha dell'ottimo materiale con un sacco di esempi già sviluppati. Lo trovo ottimo e quindi è inutile che io mi rimetta a fare delle slide che farei sicuramente peggio di questi signori. Su Core Servlets, dove opportuno su alcuni argomenti che sceglierò utilizzeremo direttamente le slide del sito e se volete dei libri di riferimento, questi sono i due che consiglia anche il prof. Portinale d'Alessandria, quindi DITEL, Internet and the World Wide Web, How to Program e per chi preferisce l'italiano, anche se consigliato, insomma, mettere nel proprio bagaglio di skills, essere in grado di leggere dei libri in inglese, per chi preferisce l'italiano, però c'è questo di Vittorio Dalla Mea, programmazione web lato server. Però i libri non sono, diciamo, esaurienti rispetto soprattutto alle tecnologie che vedremo durante il corso, però vi danno un'idea in generale della programmazione web che sicuramente male non fa. Con questo non so a quanto tempo siamo arrivati della presentazione. Penso che insomma abbiamo fatto una trentina di minuti. Penso che questo possa andare bene per la prima lezione, ovvero quella che era prevista dalle 9 alle 11 di venerdì 6 marzo. Non vi ho detto che chiaramente l'orario, quando appunto si ritornerà a una situazione di normalità, prevede che noi svolgiamo lezioni dalle 9 alle 13 tutti i venerdì, appunto all'aula 1, aula di informatica, quella al piano terra, diciamo, del complesso San Giuseppe, piano parcheggio più che piano terra, quindi rispetto a dove entrate, dove c'è la portineria, dovete scendere. E tenderemo a fare le nostre 4 ore alla settimana, tutte di seguito al venerdì. Ovviamente terrò conto che per tutti quanti è venerdì, cercherò di non massacrarvi, lasciare insomma, ampi spazi di discussione, anche opportune pause durante le lezioni. Facciamo tutte le lezioni comunque in laboratorio in modo che
si riesca a saltare abbastanza facilmente da me che spiego a voi che provate a fare cose sull'elaboratore in aula di informatica. Chiaramente gli elaboratori in aula di informatica sono stati predisposti con il software di cui avete bisogno. In particolare servirà Git, un'installazione della Java JDK, quindi non solamente il Java Runtime Environment, ma il Java Development Kit. Direi la versione 8, perché noi scriveremo applicazioni Java, quindi ci serve anche il compilatore e tutto il development kit e non solo il runtime environment che serve invece a eseguire applicazioni già scritte. Ci servirà un application server, quindi in aula c'è il Tomcat ed è quello che useremo e quello che vi spiegherò durante il corso. E in più ho fatto mettere una IDE che secondo me è molto buona, molto completa per lo sviluppo Java e per lo sviluppo web in generale, che è una IDE di JetBrains che si chiama IntelliJ IDEA. Ma la buona notizia è che se volete usare i PC del laboratorio, questi sono più o meno già a posto. Se volete ricrearvi l'ambiente necessario sui vostri PC portatili, per quelli che sono abituati a lavorare su quello o che vogliono fare il progetto sul portatile per essere più comodi a lavorare a casa, è tutta roba o gratis, quindi Apache, Creative Commons, che scaricate liberamente, open source. Per IntelliJ IDEA, che è l'unica cosa potenzialmente a pagamento, c'è però la buona notizia che tutti gli studenti di università hanno una licenza gratuita di tutti i prodotti di JetBrains, incluso IntelliJ IDEA, e per ottenerla basta registrarsi con la vostra mail chiocciolauniupo.it, così capiscono che siete dell'Università del Piemonte Orientale, sul sito di JetBrains, e una volta fatto quello, che avete un account, sostanzialmente vi permette di scaricare IntelliJ IDEA e di avere una licenza senza limitazioni, che dovete rinnovare solo una volta ogni anno, e si rinnova semplicemente riconfermando che state ancora frequentando l'università e mettendo la vostra email istituzionale universitaria, e quindi sostanzialmente finché siete studenti ce l'avete gratis. Ok, per questa sessione è tutto, e ci vediamo alla prossima video lezione. Buon weekend!